Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati. Scusate la barba, scusate i capelli che sono praticamente ormai ingestibili, indomabili. Qui questo è un fioretto che ho fatto fino a fine quarantena. La barba sarà incolta e crescerà così, selvaggia, ok? Un po' come me, un po' selvaggio, ma non troppo. 18.01, scusate il ritardo ragazzi, stavo facendo una lezione di PT online. Ormai ho cambiato lavoro, faccio il personal trainer, no, faccio sempre il personal trainer, ma online, ok? Devo dire che è molto stimolante e sinceramente noto che si lavora molto. Sì, decisamente sì, si lavora molto anche dentro casa con degli attrezzi che si possono reperire dentro casa. Sempre ragazzi, metterci la buona volontà, come in ogni cosa. Solo con la buona volontà, tenacia, costanza, si arriva al risultato che si vuole ottenere, se c'è un risultato che si immagina, si pensa. Detto ciò, andiamo a fare la nostra bella lezione di Pilates, ok? Chiedo scusa per la mise, sarà un po' non pandan, ma non fa niente, noi dobbiamo muoverci. Dunque, quanti siete ragazzi? 41, ma vi siete impazziti? Piano, piano, che siete troppi, non c'entriamo dentro questa stanza. Dobbiamo mantenere le distanze di un metro. Scherzo. Allora, 18.02, direi che si può iniziare. Io come sottofondo musicale utilizzo questi... Qui abbiamo dei gabbiani che sono tipo pterodattili, enormi. E ogni tanto devo schivare anche i loro escrementini, che sono delle dimensioni di quelli delle mucche, praticamente. Buonasera Tony, buonasera ragazzi, siete bellissimi, tantissimi, grazie per la partecipazione, ciao Iaia, e adesso iniziamo. Quindi ci andiamo a... oggi è venerdì, ragazzi io sono distrutto, ho le spalle a pezzi, non lo dico per alibi, ma veramente la lezione dell'una e mezza oggi era da distruzione totale, ok? Quindi iniziamo la lezione. Vediamo un po', si vede il tappetino, ok, cerchiamo di sistemarlo al meglio, scusate, non ho avuto il tempo di... Allora soft, ma quale soft, ma vi pare? Bene, allora, ci sdraiamo, finalmente, la schiena ringrazia, quindi supini con le gambe piegate alla larghezza delle anche, e i talloni un pochino più avanti rispetto alle nostre ginocchia, ok? Vi ricordo che i talloni stanno sulla stessa linea degli ischi. Allora, qualcuno già ce l'avrà a nausea, a noia. Gli ischi sono le ossa che si trovano esattamente a destra e sinistra del nostro ano. Li potete toccare con le dita delle mani, ok? Sono due spuntoni ossei, quelli sono gli ischi, ok? Non volevo fare scene... osè, era semplicemente per farvi capire. Il nostro corpo non ha nulla di cui vergognarsi. Alluce, mignolo e tallone premono bene a terra come fossero tre ventose, sia a destra che a sinistra. Al centro di questi tre punti manteniamo uno spazio risucchiando la pianta del piede verso l'alto. Ok ragazzi? Benissimo. Quindi sentiamo i nostri polpacci che si sono attivati. Ora, glutei rilassati, morbidi sti glutei, morbidi, con l'osso sacro poggiato con la parte più piatta sul tappetino. Quindi sotto la zona lombare avremo solo un piccolo spazio per far passare la nostra cara amica formichina, ok? E dietro le costole, le ultime costole soprattutto, le manteniamo poggiate sul tappetino. Le scapole, un pochino più su, le facciamo scivolare lungo la schiena come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni. In questo modo le nostre spalle si sono allontanate dalle orecchie. Dalla parte del petto manteniamo le clavicole sorridenti, ossia spalle lontane tra loro, come se volessimo sfilare lateralmente le nostre clavicole dalla parte più laterale della spalla, ok? Lo sterno leggermente più sollevato verso il soffitto e le scapole sono un pochino più accostate alla colonna. Manteniamo le orecchie lontane dalle spalle e manteniamo la nuca lontana dal coccige. Ok ragazzi? Da qua, sulla stessa linea della colonna, andiamo a disegnare a livello ideale, quindi con la nostra mente, con la nostra fantasia, una linea sul soffitto, e questa linea
diamo il colore che più ci piace, ok? E andiamo a disporre il naso, il mento, lo sterno, l'ombelico e il pube. In questo modo avremo sempre la possibilità di allinearci anche quando sentiamo che abbiamo perso l'allineamento, ok? Quindi fissiamo dei punti di riferimento nello spazio, ok? Ora, manteniamo la fronte rilassata, le palpebre rilassate, le labbra rilassate, gola rilassata e lingua morbida. Inspiro dalla pancia verso le scapole, sotto le ascelle, su fino in cima al capo, quindi il riempimento è dal bacino verso il capo. Manteniamo l'aria dentro qualche secondo e lentamente fuori l'aria dalla gola. Ragazzi, gola, non soffiamo, gola, come se volessimo alitare su uno specchio per appannarlo, per farci disegnini. Quindi aria calda esce dalla nostra gola e lo sterno scivola verso il pube. Le costole scivolano verso il bacino, la pancia si scava come se volessimo allacciarci la zip di un paio di pantaloni stretti in vita. Nel fare questo risucchiamo l'ombelico verso la nuca, ok? E attiviamo il pavimento pelvico stringendo l'ano e trattenendo la pipì. Ancora una volta, quando inspiro tengo l'ombelico leggermente premuto verso il pavimento e andiamo a prendere l'aria dalla pancia, quindi transita per la pancia, la porto tra le scapole, sotto le ascelle e su, fino in cima al nostro capo. Sentite l'aria che scorre lungo la colonna, dal coccige verso la nuca, come acqua che scorre dentro un tubo. Mantengo l'aria dentro e lentamente fuori l'aria dalla gola, rilasso il petto, scivola lo sterno verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo il pavimento pelvico. Molto bene. Ora, come di consueto, andiamo a scaldare le nostre braccia, ok? Quindi cingolo, scapolo, omerale. Mani unite, mani distese in linea con polsi e avambracci, i gomiti leggermente flessi, dita che sono unite tra loro, ok? Da qua, spalle lontane dalle orecchie, le scapole manteniamole a terra, poggiate senza premere. E ora, inspirando, vado indietro con le braccia, mantenendo le ultime costole dietro la schiena, poggiate bene a terra, manteniamo la nuca lontana dal coccige, espirando, premo con i palmi delle mani due molle immaginarie contro la parete avanti a noi, ok? E ci fermiamo quando le mani hanno oltrepassato la linea delle spalle. Dietro prendo l'aria e riempiamo bene la schiena e di lato il nostro torace, e avanti e fuori l'aria. Scavo l'addome, anche se l'impegno del core in questo esercizio potrebbe sembrare indifferente, in realtà ci serve per mantenere dietro le ultime costole poggiate bene a terra quando vado indietro con le braccia, ok? E dietro prendo l'aria e avanti fuori l'aria. Dietro prendo l'aria, avanti fuori l'aria. Mi sposto un pochino più avanti. Da qui vado dietro con le braccia inspirando e apro, ruoto i palmi delle mani verso l'esterno e porto le braccia lungo i fianchi come se volessimo premere due molle contro la parte esterna dei nostri glutei. Dietro prendo l'aria e apro e fuori l'aria. Scavo l'addome, spalle lontane dalle orecchie. Dietro prendo e fuori. Dietro prendo e fuori. Dietro prendo e fuori, tenete le costole dietro attaccate, eh? Dietro prendo e fuori. Molto bene, ragazzi. Ora, da qua, braccia lungo i fianchi, andiamo a scaldare il nostro cingolo pelvico. E prendo l'aria, espirando, sollevo una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino. Le ginocchia si trovano esattamente sopra le nostre anche, ok? Piedi a punta, sentite bene dietro il bacino appoggiato a terra e conserviamo sempre il piccolo spazio sotto la zona lombare. Gola sempre rilassata, le ultime costole sempre appoggiate sul tappetino. Piedi a punta e da qui inspiro tra le scapole e sotto le ascelle, espirando con la punta del piede destro vado a sfiorare il pavimento leggermente più avanti dove vorremmo sfiorarlo. Torno su, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Su, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Su, prendo e giù fuori. Su, prendo. Giù, fuori, scavo bene l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, sentite
le costole scivolare verso il bacino. Se le costole non scivolano verso il bacino, dietro la schiena si inarca, si stacca da terra e avete perso la forza nel core. Su, prendo. E giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Torno su, prendo l'aria e con tutte e due le punte dei piedi vado a sfiorare il pavimento. Scavo l'addome, l'aria esce fuori dalla gola, risucchio l'ombelico verso la nuca. Su, prendo l'aria. E quando torno indietro con le ginocchia, dobbiamo spingere le ginocchia, la rotula praticamente verso il soffitto, mentre tiro le ginocchia praticamente verso le spalle. Ok? Giù, fuori l'aria. Su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Su, prendo l'aria. Giù, fuori. Su, prendo. Giù, fuori. Su, prendo. E fuori l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Molto bene, ragazzi. Riuscite a vedermi? Allora, aspettate che mi sono dimenticato di fare una cosa fondamentale. Rimanete qua, rimanete qua. Devo mettere il famoso limoncino che fa sì che lo schermo possa inquadrare un pochino più in basso. Eccolo qua. Forse è meglio, ok? Benissimo, ragazzi, scusate, avevo dimenticato il mio limoncino secco che fa da spessore per inclinare lo schermo. Dicevamo, adesso andiamo a mobilizzare la nostra colonna, quindi i talloni li mettiamo sotto le ginocchia perpendicolari, ok? Come dritte come colonne le nostre tibie, dal pavimento verso il soffitto. Gambe sempre alla larghezza delle anche, da qua la parte del piede che spinge bene a terra è il primo metatarso, quindi l'osso prima dell'alluce e la parte interna del tallone. Ragazzi, mi raccomando, allineamento perfetto, e da qua inspiro tra le scapole e sotto le ascelle. Nel frattempo immagino una biglia posizionata sopra il pube, espirando faccio ruotare il bacino in modo tale che la biglia dal pube cada verso l'ombelico, ok? A questo punto, continuando ad espirare, spingo sul primo metatarso, sui primi metatarsi, sulla parte interna dei talloni, andando a sollevare vertebra dopo vertebra la colonna da terra. Arriviamo fino in appoggio tra le scapole, nella zona tra le scapole. Il collo e la nuca sono morbidi, ok? Spalle lontane dalle orecchie. Mi fermo, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, mantenendo l'ombelico ancorato alla colonna, e fuori l'aria vado a srotolare lentamente dalla zona tra le scapole verso l'osso sacro, una vertebra dopo l'altra. Mentre srotolo, lo sterno spinge verso il pavimento in modo tale da rendere la colonna più rotonda, soprattutto nella zona tra le scapole. Prendo l'aria e fuori l'aria, come il pube ruotato verso il naso, il bacino come se scavasse, come un cucchiaio che scava in un barattolo di gelato. Spingo sul primo metatarso e sulla parte interna dei talloni, spingo le ginocchia verso la parete avanti a noi, sentiamo le cosce tirare. Ok, sentiamo le anche che si estendono, sentiamo i glutei che diventano d'acciaio praticamente, su, 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 mi fermo, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente vado a srotolare. Mentre srotolo faccio la stessa cosa, allontano le spalle dalle orecchie, allontano il coccige dalla nuca, spingo sempre sul primo metatarso e sulla parte interna del tallone e spingo sempre le ginocchia verso la parete avanti a noi. Ok? La stessa cosa che facciamo per fare la propulsione la utilizziamo per frenare, quindi per rallentare lo srotolamento, la discesa. E ancora prendo l'aria e su, fuori l'aria. Mi raccomando, nuca lontana dal coccige, naso, mento, sterno, ombelico e pube sulla stessa linea. Prendo l'aria e giù, fuori l'aria. E ancora una volta prendo l'aria e su, fuori l'aria. Su, 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 prendo l'aria e giù, fuori l'aria. Ultima volta, ragazzi, prendo l'aria e su, fuori l'aria. Su, rimango su e da qui rinforzo un pochino la spinta contro il pavimento, anche con le braccia spingo, ok? Sentiamo attivarsi i tricipiti, i palmi spingono contro il pavimento e da qua, inspirando, fletto e stendo la gamba destra verso il soffitto, espirando la gamba destra scende fino all'altezza della gamba sinistra, inspiro, piede destro a martello, espirando piego e appoggio la gamba destra.
e cambio. Inspirando fletto estendo la gamba sinistra, espirando scendo con la gamba sinistra fino all'altezza della coscia destra, inspiro gamba sinistra tesa piede a martello, espiro piego e appoggio, ok? E di nuovo inspiro, espiro, inspiro, piego e appoggio e cambio, inspiro, espiro, inspiro, piego e appoggio e ancora prendo e fuori, 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 prendo e fuori. Mi fermo, prendo l'aria. Espirando srotolo lentamente una vertebra dopo l'altra, per ultimo l'osso sacro. Molto bene, portiamo un attimo le nostre gambe flesse verso il petto, ok? Massaggiamo un pochino la zona lombare, facciamo delle piccole oscillazioni da destra a sinistra e da sinistra a destra, morbide, lente, ok? Sempre massimo controllo. Controllo, ragazzi, non significa essere rigidi, controllo significa avere consapevolezza di quello che si sta facendo. E quindi riuscire a dosare la forza, ok? Non necessariamente la forza deve essere utilizzata tutta, va anche dosata. È fondamentale questo concetto di dosare la forza. Ora, ragazzi, andiamoci a fare un bel leg circle. E qualcuno mi ha scritto: ma io sento croc 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 sull'anca. È normale, cioè può anche non succedere, però se succede non vi preoccupate, non vi allarmate. Allora, gambe distese, corpo in decubito supino, ok? Spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Mi raccomando, ragazzi, il bacino sempre poggiato con la parte più piatta sul tappetino e cerchiamo di mantenere sempre quel piccolo spazio per la formichina. Da qua inspiro, ok? Espirando, fletto estendo la gamba destra verso il soffitto. La sinistra cerchiamo di schiacciarla il più possibile verso il pavimento, piede a punta. E da qua inspiro, espirando apro verso l'esterno la gamba destra, ok? Incrociando la gamba sinistra, inspiro e fuori l'aria all'esterno, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori. Nel frattempo allontano il piede sinistro dall'anca sinistra. Quando incrocio con la gamba destra e la gamba sinistra, inspirando, teniamo il gluteo destro attaccato a terra, ok? Prendo e fuori, prendo e fuori, e cambio verso, prendo l'aria e fuori l'aria all'esterno, prendo l'aria all'interno e fuori l'aria all'esterno, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo e fuori. Prendo l'aria, fletto la gamba destra verso il petto. Molto bene, e giù. Siamo? E ora andiamo a lavorare con la gamba sinistra, quindi faccio un pochino più indietro, da qui, corpo sempre ben appoggiato a terra, inspiro, espirando, fletto estendo la gamba sinistra verso il soffitto, la gamba destra cerchiamo di mantenerla schiacciata a terra il più possibile, allontanando il piede destro dall'anca, e da qua prendo l'aria e apro verso l'esterno, espirando con la gamba sinistra, incrociando la gamba destra, inspiro, e fuori l'aria all'esterno, prendo l'aria all'interno e fuori l'aria all'esterno. Manteniamo le spalle lontane dalle orecchie, la nuca lontana dal coccige, gola rilassata, lingua morbida. Prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo
e fuori, prendo, fuori, prendo e fuori, e prendo l'aria e cambio verso, ma sempre fuori l'aria all'esterno, prendo l'aria all'interno, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo, fuori, prendo e fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo l'aria, piego la gamba sinistra, la porto verso il petto. Oh. Molto bene, ragazzi. Allora, bene, direi di iniziare a svolgere gli esercizi in flessione, dove andiamo a sollevare il capo, ok? Invece che il bacino. Allora, vediamo di sistemarci un pochino meglio. Proviamoci, Da qua. Allora, direi di andare a fare roll up, ok? Attenzione, ragazzi, ok? Quindi per la zona cervicale, e eventualmente andiamo a mettere un sostegno con la mano dietro la nuca, quindi lavoriamo con un braccio, alterneremo il movimento della flessione della colonna con un solo braccio e poi la ripetizione successiva la facciamo con l'altro braccio, ok? Dunque, quando facciamo roll up, immaginiamo sempre di stare su una sabbia, sulla sabbia, e vogliamo lasciare l'impronta del nostro corpo sulla sabbia, quindi dobbiamo sentirci pesanti e attacchiamoci al pavimento, ok? Da qua, mi raccomando, le anche sempre ben allineate, gambe parallele tra loro. Inspirando vado indietro con le braccia e tengo già le costole attaccate a terra, nuca lontana dal coccige. Espirando porto le braccia verso il soffitto, inizio a spingere con le mani verso avanti, sentendo i muscoli dorsali attivarsi di lato le ascelle. Sollevo la nuca e le spalle, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, lo sterno spinge verso il pavimento, grande arco, quindi gli occhi guidano il movimento della colonna, ok? Grande, grande arco, e cerco di andare con le mani oltre le punte dei piedi, ok ragazzi? Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, e espirando srotolo lentamente una vertebra dopo l'altra, ta 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 ta. Riporto le braccia all'altezza delle spalle, colonna in neutro, prendo l'aria, e giù lentamente, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, i piedi stanno spingendo verso il pavimento, attivo i muscoli delle cosce, ok? E lentamente srotolo. E ancora una volta, prendo l'aria, e fuori l'aria. Leggeri, morbidi, ragazzi, nuca che lontana, si allontana dal coccige. Vado a creare un grande arcobaleno con la colonna, avanti, 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 avanti. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, e espirando srotolo la colonna, la riporto in neutro, spalle lontane dalle orecchie, prendo l'aria e giù lentamente, fuori l'aria, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo il pavimento pelvico, attivo i muscoli delle cosce e srotolo una vertebra dopo l'altra. E ancora una volta, prendo l'aria e su, fuori l'aria, scavo l'addome, grande arco, grande arco, prendo l'aria e fuori l'aria, srotolo, prendo l'aria e giù lentamente srotolo. Ora vado ad aumentare l'intensità dell'esercizio facendo neck pull. Voi ragazzi, se volete, fate insieme a me, altrimenti continuate con il roll up. Quindi prendo l'aria e chi fa neck pull, mani intrecciate dietro la nuca, i gomiti leggermente sollevati tanto da osservarli con la coda dell'occhio. Dunque, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, espirando sollevo la nuca e le spalle, ok? Anche qui, nonostante non abbia le braccia distese, ma vado ad attivare i dorsali, allontano la nuca dal coccige e vado a fare un grande arco, grande arco, grande arco. Ora, mentre inspiro, estendo la colonna, quindi vado ad allinearla cercando di riportare la colonna in neutro. Espirando mi sbilancio indietro fino a che riesco a mantenere la colonna allineata. Sentite che tensione che si sviluppa, e prendo l'aria e lentamente fuori l'aria, srotolo, 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 ok? E ancora, ragazzi, prendo l'aria e su, fuori l'aria, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, grande arco, grande arco, allungo, 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 allungo. Da qui prendo l'aria
estendo la colonna, fuori l'aria mi sbilancio indietro, prendo l'aria e giù, fletto la colonna, sterno che spinge indietro, costole che si avvicinano, risucchio l'ombelico verso la nuca e giù, e ancora, prendo l'aria e fuori l'aria, su, grande arco, prendo l'aria, stendo la colonna, fuori l'aria mi sbilancio indietro, prendo l'aria e giù, fuori l'aria, e ancora una volta ragazzi, prendo l'aria e su, fuori l'aria, su, grande arco, da qui prendo l'aria, stendo la colonna, fuori l'aria mi sbilancio indietro, prendo l'aria e giù, molto bene ragazzi. Ok, adesso direi di fare un bel undred, ok? Così accendiamo i fuochi, accendiamo i motori. Allora, vi ricordo che undred, spingo 5 volte con le braccia e verso il soffitto, palmi rivolti verso il soffitto, e espirando spingo 5 volte con le braccia verso il pavimento. Ragazzi, la spinta non è questa, ma è questa, dalla spalla parte la spinta, ok? No, questo, che siccome c'ho caldo mi sventolo, assolutamente no. Spinte energiche dalla spalla quando spingo su, spinte energiche dalla spalla, quindi quando spingo giù, ok? Bene, allora, vi ricordo che chi ha problemi col tratto cervicale, vi consiglio di farlo, soprattutto ernie cervicali, state con la testa a terra, ok? Altrimenti, se siete principianti, fate l'esercizio con le gambe flesse a 90 gradi. Gli altri seguono me e vai con i cuoricini. Quindi, allora, fatemi concentrare. Prendo l'aria, espirando, sollevo una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino. Il tratto lombare è già un pochino più vicino al pavimento, quindi l'ombelico sta spingendo verso il pavimento e le costole sono più vicine tra loro. Ora, inspiro, chi ha ernia rimanga giù, espirando scivolo con le mani sul tappetino per andare verso la fine del tappetino, sguardo verso l'ombelico, le spalle che spingono verso la fine del tappetino, lontane dalle orecchie, ok, sguardo sull'ombelico, da qua, inspiro, stendo le gambe verso il soffitto, espirando scendiamo con le gambe fino a trovare il punto di sfida, cioè il punto in cui riesco a mantenere il tratto lombare attaccato a terra, sguardo verso l'ombelico e da qui ragazzi si parte, vai, 5 spinte verso l'alto, inspirando, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, guardate l'ombelico, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, mi fermo, prendo l'aria, fletto le gambe, fuori l'aria srotolo la colonna, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Bene, ok, adesso come va? Come procede? Allora, andiamo a fare, se non sbaglio si chiama single leg stretch, ho un vuoto di memoria, però mi sembra di sì. Da qui prendo l'aria, espirando, fletto una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, ok? Prendo l'aria, espirando, sollevo la nuca e le spalle, sguardo verso l'ombelico, spalle lontane dalle orecchie, prendo l'aria, espirando, stendo la gamba destra avanti, la sinistra verso il soffitto, la afferro da dietro, ok? E prendo l'aria, espirando, vado a sollevare il mio tronco da terra, avvicinandomi alla gamba sinistra, tesa, ok? Un piccolo molleggio, ok? Uno, espirando, cambio gamba e 2, cambio, 3, cambio, 4 e 5 e 6, sguardo verso l'ombelico, 7 e proviamo a sollevarci un pochino questo tronco, dai, su e su, dai ancora, 1 e 2 e 3
La gamba che va in avanti si allunga, eh? Spingiamo bene il piede in avanti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ritorno su, piego le gambe, espirando srotolo la colonna, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Molto bene, ragazzi. Ci siamo? Allora, adesso andiamo avanti. Andiamo a fare gli esercizi sul fianco, se no arriviamo alla fine che siamo sempre tirati. Quindi ci mettiamo sul fianco sinistro, il lato del cuore, passion. Dai, scherzo. Dunque, andiamo a fare side bend. Quindi, ragazzi, vi ricordo che possiamo farlo con la gamba sinistra piegata, ok? È più facile. Quindi il movimento sarà questo. Vi ricordo, guardate la spalla, attenzione, se la spalla ve la trovate così, attaccata all'orecchio, attaccata alla guancia, vuol dire che non state spingendo, state subendo la forza di gravità. Invece dobbiamo spingere, la spalla deve essere sempre lontana dall'orecchio, ok? Sia quando spingete su, sia quando ritornate giù. Se state così, vi state facendo male, ok? Allora, dicevamo, la gamba sinistra sta dietro, la gamba destra sta avanti, i piedi sono incastrati, il tallone destro a contatto col collo del piede sinistro, il tallone sinistro è in linea con i glutei, le gambe sono quasi completamente distese per chi lo fa completo, altrimenti la gamba sinistra è piegata a 90 gradi. Ok, ragazzi, da qua la mano sinistra la sistemiamo in linea con la spalla sinistra, le costole di sinistra le spostiamo verso destra, naso, mento esterno, ombelico e pube sulla stessa linea, e da qua inspiro, espirando spingo sulla parte dei piedi a contatto col pavimento, spingo sui 5 polpastrelli delle dita delle mani e il pollice e il mignolo, mantenendo uno spazio sotto il palmo della mano, e vado su, ok? Da qua inspiro, guardo la mano sinistra, espirando scendo, scendo, scendo e guardo i piedi, e su prendo l'aria e giù fuori l'aria, su prendo e giù fuori, su prendo e giù fuori, su prendo, giù fuori, su prendo, giù fuori, su prendo, giù fuori. Ah, molto bene, e allunghiamoci. Quindi posizione della sirenetta, la gamba sinistra davanti, la gamba destra di lato, a destra ovviamente, mano destra a terra e braccio sinistro che va verso destra, e andiamo a flettere il nostro busto verso destra, sguardo verso la mano destra. Sentite come tira? Spingete la mano sinistra verso destra. Ah, molto bene. E continuiamo con The Star in versione, diciamo, col braccio piegato, perché in realtà The Star è col braccio disteso, solo che ci vuole grande equilibrio. Io ho, diciamo, cura di voi, quindi non cerco di farvi male, ma cerco di farvi del bene. Dunque, gomito sotto la spalla sinistra, l'avambraccio ruotato un pochino verso l'alto, le anche una sopra l'altra, le spalle in linea, naso, mento esterno, ombelico e pube sulla stessa linea, piede sinistro a martello, poggia solo il margine esterno, il tallone non poggia, le anche sono una sopra l'altra, da qui braccio destro, lungo il fianco, le costole di sinistra le spingiamo già in partenza verso il soffitto e prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria, apro e giù fuori l'aria, prendo e su fuori, mentre vengo su allontano la nuca dal coccige, prendo l'aria, apro e giù fuori l'aria, prendo e su fuori, prendo l'aria, apro e giù fuori l'aria, prendo. Anche questo esercizio, scusate ragazzi, lo potete fare con la gamba sottopiegata a 90 gradi,
ok, se è troppo intenso in questo modo, e su fuori, prendo l'aria, apro, e giù fuori l'aria, prendo, e su fuori, prendo l'aria, apro, e giù fuori l'aria, e prendo, e su fuori, prendo aria, apro, e giù fuori l'aria. Benissimo. E ritorniamo nella posizione della sirenetta, che ci piace tanto. Oh, molto bene, ragazzi. Ok. E direi di cambiare fianco. E questi esercizi sembrano una passeggiata, in realtà non lo sono, ok? Allora, piede destro dietro, piede sinistro avanti. Il tallone sinistro a contatto col collo del piede destro, tallone destro a filo con i glutei. Mano destra in prossimità della spalla destra, quasi perpendicolare, ok ragazzi? I polpastrelli, il pollice, il mignolo attaccati bene a terra, premono contro il pavimento, uno spazio al centro della pianta, sì, della pianta, del palmo della mano. Le costole di destra spostate verso sinistra e da qui, ragazzi, prendiamo l'aria, espirando, su. Ora, inspiro, guardo la mano destra, il bacino va un pochino più su, espirando, freno la discesa, guardo i piedi, ok, li indico, e di nuovo, su, prendo l'aria, e giù, fuori l'aria, spingo, 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 e su, prendo l'aria, e giù, fuori l'aria, su, prendo l'aria, e giù, fuori l'aria, su, prendo, e giù, fuori, su, prendo, e giù, fuori, su, prendo, e giù, fuori, su, prendo, e giù, fuori. Oh, molto bene. Sirenetta. Ok? Quindi, gamba destra avanti, gamba sinistra piegata di lato, mano sinistra a terra, e andiamo a flettere il tronco verso sinistra. Sguardo verso la mano sinistra, la mano destra spinge verso sinistra. Ok, ah, ora ci mettiamo sempre sul fianco destro, il gomito destro sotto la spalla destra, l'avambraccio ruotato verso l'alto. Anche qui, se avete bisogno, piegate la gamba destra per rendere l'esercizio più, diciamo, un pochino meno impegnativo dal punto di vista di forza. Dunque, gambe una sopra l'altra, le anche una sopra l'altra, spalle lontane dalle orecchie, le costole di destra sollevate, naso, mento esterno, ombelico e pupe sulla stessa linea, braccio sinistro lungo il fianco, e da qui prendo l'aria, espirando, mi sollevo, prendo l'aria, apro a stella, e giù fuori l'aria, prendo, e su fuori, prendo l'aria, apro a stella, e giù fuori l'aria. Ragazzi, non è solo il gomito che spinge, è dal mignolo verso il gomito che spingo l'avambraccio contro il pavimento. Prendo e su fuori. Prendo l'aria, apro e giù fuori l'aria. Prendo e su fuori. Prendo aria, apro e giù fuori l'aria. Prendo e su fuori. Prendo l'aria, apro e giù fuori l'aria. Prendo e su fuori, prendo aria, apro e giù fuori l'aria, e prendo e su fuori, prendo aria, apro e giù fuori l'aria. Perfetto, ragazzi, e andiamo ad allungarci, quindi ritorniamo nella posizione della sirenetta, ok? Gamba destra davanti, gamba sinistra di lato, mano sinistra a terra, e andiamo a flettere lateralmente il nostro busto. Sguardo verso la mano sinistra, la mano destra spinge verso sinistra. Ah,
Ora andiamo a fare gli esercizi a pancia sotto, quindi in decubito prono. Ok. Ci siamo? Benissimo. Allora, direi di iniziare con lo swimming, ok? Quindi, pupe a terra, coccige verso i talloni, in modo tale che il tratto lombare non sia curvo verso il basso, ma sia un pochino più piatto. Gambe parallele tra loro, spalle lontane dalle orecchie e lontane tra loro, nuca lontana dal coccige, all'altezza del coccige, pupe a terra, abbiamo detto, coccige verso i talloni, da qui. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, sentite la schiena che si gonfia dietro come foste dei dromedari e di lato. Espirando, scavo l'addome e la pancia deve staccarsi tanto da riuscire a far passare sotto l'ombelico un foglio di carta. Ok, non perché state premendo con le ginocchia e le costole contro il pavimento per sollevare il sedere, ma perché si stanno attivando gli addominali e la pancia si sta proprio scavando, ok? Quindi prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle, espirando scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca e vado a sollevare il braccio destro da terra facendo scivolare la scapola destra verso il gluteo sinistro. Torno giù, prendo l'aria e cambio fuori l'aria, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, ok? E sollevo il braccio sinistro, giù prendo l'aria e fuori l'aria sollevo il braccio destro, giù prendo l'aria e fuori l'aria sollevo il braccio sinistro facendo scivolare la scapola sinistra verso il gluteo destro. Passiamo alle gambe, prendo l'aria, espirando allungo e sollevo la gamba destra, giù prendo l'aria, fuori l'aria, allungo e sollevo la gamba sinistra, giù prendo l'aria, fuori l'aria, allungo e sollevo la gamba destra, giù prendo l'aria, fuori l'aria, allungo e sollevo la gamba sinistra, giù prendo l'aria, fuori l'aria sollevo braccio sinistro e gamba destra facendo scivolare la scapola sinistra verso il gluteo destro, giù prendo l'aria e cambio fuori l'aria, sollevo braccio destro, gamba sinistra facendo scivolare la scapola destra verso il gluteo sinistro, giù prendo e su fuori, scavo l'addome ragazzi, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, giù prendo, su fuori, giù prendo l'aria e fuori l'aria sollevo simultaneamente braccia e gambe, giù prendo l'aria e fuori l'aria simultaneamente sollevo braccia e gambe e ancora giù prendo l'aria e su fuori l'aria, giù prendo e su fuori, rimango su, prendo l'aria, espirando sollevo di più braccio sinistro, gamba destra e cambio fuori, 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 ogni volta che sollevo fuori l'aria, addome scavato, fuori, 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 nuca lontana dal coccige, ancora, 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 e 4, e 3, e 2, e 1, e giù, benissimo, e andiamo nella posizione del fanciullo, reset, ok. Molto bene ragazzi, adesso da qui mani dietro l'osso sacro, il capo è ruotato da un lato, i gomiti sono spioventi verso il pavimento e andiamo a fare flessione delle gambe, quindi tre praticamente tallonate, ok? Quindi flettiamo le gambe, 1, 2, 3, espirando con le mani, come se doveste tirare i fili che legano il capo alle nostre mani passando per la colonna, quindi tiro giù le mani, stendo le gambe, sollevo lo sterno da terra, sguardo verso la fine del tappetino, le gambe sono sollevate, eh? Torno giù, prendo l'aria, cambio il lato del capo, le spalle ritornano rilassate, i gomiti giù, quindi tre flessioni, 1, 2, 3 e fuori e giù, 1, 2, 3 e fuori e giù, 1, 2, 3 e fuori e giù, 1,
2, 3 e fuori. Stendo bene le braccia, le spalle lontane dalle orecchie, le scapole vanno verso i glutei. E giù, 1, 2, 3 e fuori. E 1, 2, 3 e fuori. E 1, 2, 3, fuori. Ancora 2. 1, 2, 3, fuori. E 1, 2, 3 e fuori. E giù, posizione del fanciullo, ragazzi. Ah. Benissimo. Ok. Vi va di fare swan dive? Che dite? Che a me piace tantissimo perché da quella, io la chiamo una bella allungata alla colonna, perché andiamo in una direzione che normalmente la colonna sta sempre flessa, soprattutto chi lavora davanti al computer o comunque sta molto seduto in ufficio. Quindi quando andiamo a fare swan dive andiamo a estendere proprio la colonna. Quindi dai, io propongo questo swan dive e poi andiamo a fare l'evoluzione con swan dive 2, ok? Attenti maschietti a non esagerare, capita a me. Dunque, mani ai lati del petto, scapole, gomiti dritti verso il soffitto, ok? Spalle lontane dalle orecchie, pupe a terra con coccige verso i talloni, molto bene. Da qua, piedi a terra, eh? Allora, vi ricordate il meccanismo delle scapole? Tanto ve lo ridico, ve lo rispiego tranquillamente. Allora, prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle, espirando, le scapole, come se volessero scavare sotto le costole, scivolano verso i glutei. In questo modo già sentite che lo sterno inizia a sollevarsi. I gomiti si abbassano e vanno verso i talloni, e ancora di più lo sterno si solleva. Spingo sulla parte esterna delle mani, quindi lato mignolo, ok? In questo modo, e vado a sollevarmi fino ad arrivare in appoggio sulle ultime costole. Sentite? Lo sterno è sollevato, le ultime costole sono appoggiate. Prendo l'aria e lentamente giù e ritorno con i gomiti dritti verso il soffitto, e ancora una volta prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle. Stavolta ci solleveremo fino alle nostre anche, quindi espirando faccio scivolare sotto le costole, le scapole per andare verso i glutei, i gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani, lo sterno si solleva, continuo a spingere sulle braccia, ok, sguardo che va verso avanti e sto in appoggio sulle anche. Ok, spalle lontane dalle orecchie, lo sguardo avanti, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente appoggio le anche, l'ombelico no perché sta attaccata alla colonna, appoggio le costole, appoggio lo sterno, appoggio il petto, ritorno con i gomiti dritti verso il soffitto. Chiedo scusa per questo elicottero che insistentemente sta girando qua sopra. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e fuori l'aria, facciamo scivolare le costole verso, scusate, le scapole verso i glutei, i glutei verso i talloni, e stavolta ci andremo a sollevare su, fino in appoggio sulla zona delle cosce, poco sopra, poco più sulle ginocchia, ok? Spalle lontane dalle orecchie, sguardo verso l'angoletto tra la parete e il soffitto, tenete le scapole dietro vicine, vicino ai glutei, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, e lentamente vado indietro con i gomiti, comincio ad appoggiare le cosce, comincio ad appoggiare le anche, i gomiti vanno sempre più indietro, spalle lontane dalle orecchie, appoggio le costole, appoggio lo sterno, appoggio il petto e ritorno giù. E ancora una volta, prendo l'aria e fuori l'aria, scapole verso i glutei, gomiti verso i talloni, spalle lontane dalle orecchie, spingo sulla parte esterna delle mani, su, cresco verso il soffitto, orecchie dritte verso il soffitto, sguardo verso l'angoletto tra la parete e il soffitto. Prendo l'aria e giù lentamente fuori l'aria. È l'elicottero del Vaticano, forse c'è il Papa a bordo. Prendo l'aria e su, fuori l'aria, su, prendo l'aria e giù, fuori l'aria, e ancora una volta prendo l'aria e su, fuori l'aria, prendo l'aria e giù, fuori l'aria. Adesso lo trasformiamo, ragazzi, in swan dive 2, quindi attenzione, è dinamico,
vedete prima un attimo me, poi se ve la sentite fatelo, ok? Dovete irrigidire tutto quanto il corpo, quindi dal pube verso il petto, tutto duro. Prendo l'aria e su fuori l'aria, da qui, giù prendo l'aria, su fuori l'aria, fuori, fuori, stacco le mani. E stop direi, eh? Ok, posizione del fanciullo. Ah. Come va ragazzi? Ok. Allora. Ora ci mettiamo seduti e facciamo la sirenetta. Quindi, gamba sinistra avanti, gamba destra, e lo sistemo davanti la fotocamera, sennò sembra che sono ruotato. Gamba destra di lato, ok ragazzi? Controllate che il gluteo destro sia solo al massimo due dita staccato da terra, ok? Le spalle allineate, la distanza tra le costole di destra e sinistra rispetto al bacino è uguale, ok? Da qua, mano sinistra a terra. Inspiro verso le costole di destra, sposto la colonna verso destra, mi allungo con il capo verso il soffitto, espirando la mano sinistra spinge contro il pavimento per spostarmi verso destra, ok, fletto, ok, da qui prendo l'aria verso le costole di destra, sentite il torace che si apre a destra ed espirando ritorno. Prendo l'aria verso le costole di sinistra, il capo cresce verso il soffitto, mano destra a terra, fuori l'aria, fletto verso destra. Prendo l'aria verso le costole di sinistra, sento le costole che si aprono come un ventaglio e fuori l'aria, tra 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 tra, ritorno, ok? E ancora, prendo l'aria verso le costole di destra, spostandomi verso destra. E fuori l'aria, spingo sulla mano sinistra contro il pavimento, spalla sinistra lontana dall'orecchio, sguardo verso la mano e proviamo a fare una rotazione. Quindi da qui, una volta che ho ruotato, che sono andato in flessione, metto anche una rotazione. E prendo l'aria verso le costole di destra. E fuori l'aria torno. E prendo l'aria verso le costole di sinistra. E fuori l'aria fletto e ruoto. Ok, prendo l'aria verso le costole di sinistra e fuori, e ancora prendo a destra e fuori l'aria, fletto e ruoto, e prendo l'aria a destra e fuori, prendo l'aria a sinistra, fletto e ruoto, prendo l'aria a destra. Ah. Ragazzi, si vede che non può atterrare, gira, 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 gira e cambio le gambe. Ok, allora, quindi gamba destra avanti, gamba sinistra di lato, ok? Stavolta andiamo a destra. Attenzione perché potrebbero esserci delle differenze, soprattutto dato che non siamo perfettamente dritti dritti, ok? Me incluso, io so che quando vado verso destra ho delle difficoltà, perché a sinistra sono più contratto, avendo una leggera scoliosi. Quindi inspiro verso le costole di sinistra e mi sposto già in partenza a sinistra, ok? Espirando, mano sinistra che spinge contro il pavimento per andare verso mano destra, scusate, che spinge contro il pavimento per andare verso sinistra e fletto, sguardo verso la mano destra, prendo l'aria verso le costole di sinistra e fuori l'aria, torno, prendo l'aria verso le costole di destra e fuori l'aria, fletto, prendo l'aria verso le costole di destra e fuori l'aria torno, e di nuovo prendo a sinistra e fuori l'aria, fletto e poi ruoto ragazzi, e prendo l'aria a sinistra e fuori, prendo l'aria a destra e fletto e ruoto,
prendo l'aria a destra e fuori. E ancora, prendo l'aria a sinistra e fletto e ruoto. Prendo l'aria a sinistra e fuori. Prendo l'aria a destra e fletto e ruoto. Prendo l'aria a destra e fuori. E ancora uno. E prendo e fuori. Prendo e fuori. Ultima volta. E fuori. Prendo e fuori. Ok ragazzi, adesso da qua proviamo a fare teaser, quindi completamente supini. Ok, allora il movimento è il seguente: prendo l'aria, espirando sollevo la nuca e le spalle, ok? Le mani spingono verso avanti, le spalle spingono verso avanti e comincio a sollevare le gambe tese, ok? E vado a raggiungere, scusate, no teaser, Q-sit, ok? Manteniamo la colonna allineata, prendo l'aria e giù lentamente, lentamente, scendo, 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 ok? Possiamo portare le braccia o dietro o lungo i fianchi. Quindi prendo l'aria e fuori l'aria, porto le braccia verso il soffitto, su, prendo l'aria e piano piano srotolo, 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 e prendo e fuori, su, 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 gambe tese, gambe tese, gambe tese, attivo bene l'addome, colonna possibilmente in neutro, prendo l'aria e fuori, prendo l'aria e fuori, prendo l'aria e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori. Ultima volta, prendo l'aria e fuori, prendo l'aria e giù fuori, porto le braccia lungo i fianchi, ok? Andiamo a fare rollover, prendo l'aria e espirando fletto una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, prendo l'aria, stendo le gambe verso il soffitto, attenzione se avete ernie lombari, evitate di fare questo esercizio, espirando, su, volo con gli ischi verso il soffitto, faccio una V con le gambe, prendo l'aria, fuori l'aria, lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, come arriva l'osso sacro a terra, faccio un cerchio, prendo l'aria, e su, fuori l'aria, le gambe sono a 45 gradi rispetto al pavimento, faccio una V, prendo l'aria, e giù, fuori l'aria, prendo, e su, prendo, e giù, prendo, su, prendo e giù, srotolo, prendo, su, prendo, giù, prendo, su, prendo e giù. Ah. Ragazzi, leggo 1 minuto e 20 alla fine della diretta, se no ce la chiudono. Allora, chiudiamo come si deve, invece di staccare bruscamente, andiamo in quadrupedia, prendiamo l'aria, espirando spingiamo con le mani e con le gambe contro il pavimento per portare la colonna ben allineata, ok? Prendo l'aria, espirando cammino con le mani indietro verso i piedi, sguardo verso l'ombelico, prendo l'aria e lentamente, lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, per ultimo il capo, ancora una volta, prendo l'aria e giù fuori l'aria, giù, 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 prendo l'aria e srotolo lentamente vertebra dopo vertebra, per ultimo il capo. Ok ragazzi, fatelo ancora un paio di volte, ok? Scusate i capelli, e bravissimi, prossima settimana
Guardate bene il palinsesto, metterò un post sul mio profilo Instagram. Comunque credo di mantenerlo sempre alle 18, ok ragazzi? Vi abbraccio forte forte, buon weekend e niente, ci vediamo lunedì sicuramente. Un bacio, ciao a tutti ragazzi!